Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi non ho stampato dei documenti, ma ho tirato giù un po' di appunti per quello che ho letto online, per quello che è Wikipedia, per parlarvi un po' di Xiaomi. Mi ha già parlato il mondo, se andate in rete basta che vi scrivete Xiaomi e vi verrà fuori che dal 24 maggio arriveranno ufficialmente in Italia, ma ufficialmente non solo con i loro prodotti, ma verranno proprio creati dei negozi, degli shop molto simili a quelli di Apple, di Apple Store, quindi con tantissima qualità estetica e tantissimi bei prodotti. Come sapete non è la prima volta che io tratto nel mio canale i prodotti Xiaomi, giusto per dirvi, poco tempo fa ho recensito lui, il Redmi Note 5 che mi è arrivato dal Zaza, come lo Xiaomi Mi Mix 2S, e vi ho sempre portato questi prodotti dicendovi che effettivamente hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, un'ottima qualità costruttiva, un ottimo hardware. Sì, certo, sono molto simili l'uno rispetto all'altro, ma effettivamente però sono tutti prodotti che non sono perfetti per il nostro territorio, o manca la lingua, bisogna sbloccarli, manca la banda 20. Beh, i prodotti che arriveranno ovviamente per il nostro territorio saranno quelli global, quelli che poi potranno essere utilizzati da tutti, col caricabatterie, con le nostre prese, quindi senza bisogno di utilizzare ovviamente gli adattatori cinesi, ma soprattutto con lingua italiana, Play Store, banda 20, insomma. Giusto per farvi un'idea ragazzi e farvi tornare un po' indietro di qualche annetto, vi ricordo che Huawei, che io penso voi conosciate benissimo, è nata nel 2013, o meglio è già da tanti anni prima che loro producevano elettronica, antenne, parliamo di UMTS, antenne insomma per la telefonia, fino arrivando con il loro primo prodotto, il Huawei P6, nel 2013, quindi sono passati praticamente quanto? 5 anni? Beh, in 5 anni l'azienda è riuscita a portare nel nostro mercato a livello mondiale una valanga di smartphone, riuscendo ad essere praticamente il terzo colosso a livello mondiale proprio di produzione di smartphone. Xiaomi è nata nel 2010, cioè praticamente dal nulla, ed oggi è davvero un'azienda molto molto chiacchierata, molto anche molto ricercata, ma soprattutto credo stia mettendo davvero tanta paura con i brand che sono già presenti nel nostro territorio. In più da pochi giorni è stato ufficializzato che HTC 3G ha messo a listino questi prodotti, quindi ragazzi è davvero tanta tanta roba. Ma la vera differenza che ha Xiaomi rispetto ad esempio a un Huawei o ad altri brand è l'integrazione e lo sviluppo di altri prodotti e non solo smartphone, mentre se pensiamo a Xiaomi ha prodotto degli smartphone stupendi, ma ha prodotto anche un robottino che aspira a terra, che è fantastico. Hanno prodotto delle TV che arriveranno anche quelle, io le ho viste a Barcellona, sono veramente molto molto belle. Fanno purificatori d'aria, climatizzatori, impianti stereo, soundbar, casse Bluetooth di robot tipo Lego, e stanno veramente creando un sistema integrato tutto sotto lo stesso brand. E una volta che questo brand raggiunge quell'elevata qualità, ogni loro prodotto dopo verrà etichettato così, verrà etichettato come un prodotto di qualità. Io vi faccio un esempio stupido: in negozio, negli ultimi periodi, negli ultimi anni, tanti clienti vengono in negozio chiedendomi: hai un Huawei? Perché mi hanno detto tutti che ha un'ottima qualità ed è un ottimo prodotto. Ecco, dovete pensare che Xiaomi ha creato un po' questa chiacchiera sul proprio brand. Hanno anche una community, si è già creata davvero una comunità, qualcuno che ne parla, dei giovani che sono già pronti lì in prima linea a parlare bene del prodotto perché lo conoscono da tempo e sono già dei fan, un po' come OnePlus di cui vi ho parlato proprio ieri, no? Quindi effettivamente dietro a questo non c'è solo un prodotto, non c'è solo un'azienda, ma c'è anche un pubblico che già ama tutto questo su di un brand che ancora deve mettere piede nel nostro territorio. Continuando a parlare di community, hanno aperto anche un sito, ve lo lascio linkato sotto, si chiama Mi Community. Hanno tutti i prodotti super accessibili, però mantenendo altissima qualità. Ed in effetti ragazzi, nonostante io da tanti anni che tratto questi prodotti, devo dirvi con estrema sincerità, non ho mandato indietro un Xiaomi da Zaza per farlo riparare. Cioè, almeno che i clienti non l'abbiano rotto, non l'abbiano fatto cadere a terra, quindi la qualità effettivamente c'è. E poi e c'è sempre stata la possibilità di aggiornare questi prodotti, c'è una community che ha seguito sempre tutti questi sviluppi, ed è importante perché oltre al brand c'è proprio l'aggiornamento, c'è il continuo seguire questi prodotti, e quindi anche uno che ha speso 120 euro non si trova quello smartphone da buttare dopo 6 mesi perché non viene più aggiornato. Anzi, i giovani ormai sono tutti smanettoni, sanno dove guardare, sanno cosa comprare, comprano online, ed è importante che ci sia questa qualità soprattutto su questi punti, perché poi il prezzo deve essere seguito da un prodotto di qualità, deve essere seguito da un prodotto che è aggiornato, deve essere seguito da un prodotto ricercato. Beh, Xiaomi in tutto questo ci è riuscita, quindi ad oggi ragazzi comunque sono cavoli amari, cioè cazzo non so, cavoli, sì. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, spero che questo breve video nei confronti di Xiaomi, questa chiacchierata, vi sia piaciuta. E come ha detto Grande Monti, vi lascio linkato qui sotto anche il suo video, Xiaomi è un po', no? L'IKEA dei prodotti elettronici, e speriamo bene. Ciao e alla prossima!